come dallo spazio si discende nella realtà concreta di una smart city e di uno smart building? Dallo spazio ovviamente i satelliti aiutano la connettività, come abbiamo anche visto oggi proprio all'interno della conferenza. La smart city si basa appunto su quello che è l'infrastruttura attualmente installata e installabile a livello di sistemi digitali e permette appunto di migliorare la vivibilità della stessa città. L'intento è questo, quindi satellite o network tipo 5G o LTE permettono di migliorare l'integrazione dei vari sottosistemi. Dopodiché si entra nello specifico del suo settore, che è quello della vita di tutti i giorni, settore domestico. E allora in che modo la Smart City diventa domestica a portata di mano di ognuno di noi? La Smart City diventa domestica quando riusciamo a trovare il connubio fra la parte che governa la città e il privato. Quindi pubblico e privato devono collaborare insieme per raggiungere l'obiettivo comune. Il pubblico deve porsi degli obiettivi, deve dare delle finalità, deve dare dei KPI, in modo che le aziende private come Thales possono, in base alla tecnologia che o forniscono o comprano o integrano, arrivare al raggiungimento degli obiettivi proposti dalla municipalizzata o dal governo.